Bene ragazzi, sono Ben Wolfers e siamo tornati su Clash Royale. Apriamoci i nostri bei bauli, come nostra abitudine. Qui troviamo 91 di oro, scheletri e niente sputatori. E ancora, abbiamo 84 di oro. Ah, sputatore, sputatore, quanto ci piace. E degli scheletri, bene così, bene così. E ancora 76 di oro, Valchiria. Che è il giorno della Valchiria questo? Per finire abbiamo 241 di oro, tanti scheletri oggi, un sacco di scheletri, delle frecce, torre bombardiera e bocciatore, carta epica per noi. L'obiettivo di oggi è quello di farci 4 corone per aprirci i baule della corona, appunto. Quanta fantasia, quanta. Proviamo a farci una 2 contro 2, va, partitella veloce, chi troviamo troviamo. Siamo contro... vabbè. Finché compare il nome. Ah, il mio compagno di squadra sono io! Sono io! Ok, contro un cinese, Mohamed Qualcosed. Allora, la gioca in questo modo lui. Io qui manderei un barile goblin, mentre qui manderei assolutamente una gang goblin. In modo tale da battergli un bel po' di roba. Quello gli è costato un sacco, ragazzi. Gli è costato un sacco difendersi in quel modo e non so quanto gli sia convenuto. Non lo so, non lo so davvero, eh. È qua assolutamente sputatore, assolutamente loro. Quella lì non ci piace minimamente, purtroppo, anche perché quella bomba è parecchio lontana. Lo sputatore è vivo! Lo sputatore è vivo e viva lo sputatore! Hai zappato? Beh, se zappi, sperando che ne hanno un'altra subito pronta. Non ce l'hanno! Non ce l'hanno! Ah, i danni che gli arrivano, i danni che gli arrivano. Bene così, io gli manderei a questo punto un minatore. Ah! C'è un razzo, non lo sapevo. Se lo sapessi. Ah! Ok, è andata bene, dai. A saperlo prima, dicevo. Qua possiamo mettere uno sputatore di supporto, che lo sputatore di supporto ci piace. Se. Vai così e vai così. Mazza, lo sputatore di supporto ci ha dato una mano pazzesca, ragazzi. È pazzesca la mano che ci ha dato. Li mandiamo dei lancieri in supporto? Ma sì, li mandiamo. Che qua 5 lancieri a vomitargli frecce addosso. Direi che è cosa buona e giusta. No, sta a fare una cazzata enorme. Qua possiamo mettere un cavaliere. Allora, cerchiamo di difendere quello stregone. E pronti a mandare un barile interessantissimo. Questo barile, secondo me, è interessantissimo. Ah! Qua una zap, no, evitiamocela, dai. Non fa niente, non fa niente. Bello quello scheletro centrale, quello scheletro centrale ci è piaciuto tantissimo. Ma proprio aiutatemi a dire tantissimo. Quanti scheletri? Ah, va bene così, va bene così, dai. Nel frattempo lo sputatore lì ha fatto il suo sporco dovere. Qua possiamo mandare loro più un bel minatore. Ah, la Valchiria nel posto sbagliato. La Valchiria nel posto sbagliato, ragazzi. Lì c'è il party praticamente delle botte. Qui, ah, bello quel boia. Bello quel boia. Cavaliere, attira tu il fuoco nemico gentilmente. Bravo cavaliere. E adesso caricateli di mazzate, per favore. Caricateli di mazzate. Mettiamo questo barile là dietro. Ce lo mettiamo, ce lo mettiamo. 3-0, ragazzi. Che partita. Non ci hanno toccato le torri mai. Ma mai. Che spettacolo. E chi se l'aspettava? Io direi di metterci subito in sviluppo questo baule. E a questo punto facciamoci una partitina regolare. Invece, dai. Un 2 contro 2, una partitina regolare. Siamo contro Wynard di livello naturalmente 10. Perché mi stupisco, mi domando. Qui possiamo mandare un cerbottaniere di supporto. Assolutamente un barile goblin. Proprio assolutamente. Speravo meglio, eh. Lancieri, mi date una mano voi, per favore? Grazie, grazie. Apprezziamo moltissimo. Qui siamo in difficoltà, ragazzi. Perché qui ha mandato un drago. Più il cavalca cinghiali, bellissimo. La sua mossa è stata veramente buona, eh. Quel drago purtroppo lì ci finisce di fare un danno pazzesco. Perché lì ci ha fatto un danno pazzesco. Ah, quello stregone lì. Quello stregone lì. Allora, ragazzi, qua siamo in difficoltà. Possiamo mandare un cavaliere. Mentre lui ha il cavaliere, perfetto, lo cerchiamo di abbattere. E non ci siamo riusciti, e non ci siamo riusciti. Ragazzi, che brutta cosa. Lo stregone è ancora vivo. Devo dire che gli è andata di lusso. Ma più di lusso così non gli poteva andare. Mandiamo i lancieri. Lui ha messo sempre quel maledetto drago. Ah, però ha usato le frecce. Però ha usato le frecce. Allora, possiamo fare così. Cerbottaniere.
Ah, dannazione, quel drago, che fastidio quel drago. Che fastidio quel drago, mandiamo una Gang Goblin a questo punto, lui ha sempre modo di attaccarci con lo stregone. Ah, dannazione. Vabbè, la sua tattica è chiara, era la stessa per tutta quanta la partita. Ok, possiamo mandare anche dei lancieri, lui c'ha sempre lo stregone bello carico, ricordiamocelo. Ecco lì, infatti, non abbiamo mandato apposta il nostro barile. Qua potremmo mandare un minatore più un barile. Prenderci le botte pure che perdiamo la torre, sti gran cazzi a questo punto, ragazzi. La torre lì ce la siamo fatta, che era quella che volevamo noi, pure che gli lasciamo le tre coppe, pazienza. A noi ci serviva quella torre. Purtroppo ha fatto quell'attacco veramente buono e aveva carte che non erano adatte ad essere affrontate. Se andate a vedere, aveva il draghetto che faceva danno ranged, lo stregone che faceva danno ranged, e a noi tutto quello che fa danno ranged fa malissimo. Un estrattore di Elisir che non avevo mai visto prima, così come la fulmine non gli avevo visto. E direi che va bene così, ragazzi. Apriamoci il baule della corona. 557 di oro, 3 gemme, barbari, 3 moschettieri, arcieri e per finire una fulmine. Che male non ci fa. C'è un nuovo evento, ragazzi, la sfida Fornace, che ovviamente è come le altre sfide che ci sono state finora con le altre carte, semplicemente si vinceranno Fornaci e sarai costretto a usarla. Sicuramente farò un video anche su questo evento. E direi che per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao!